Quindi abbiamo ricavato l'equazione generale della funzione. Precisa ipotesi di base che abbiamo già detto, ci permette di descrivere il campo di temperatura all'interno di un solido o di un liquido o un gas in quiete, quindi abbiamo di conduzione, e in forma vettoriale questa equazione è scritta come K alla frazione di T più termine di generazione uguale ρ C dt su dθ, dove θ è il tempo. Ovviamente, volendo semplificare il tutto al caso unidimensionale, questa equazione assume la forma di K derivata seconda di T rispetto ad X più termine di generazione uguale ρ C del T su dθ nel caso di coordinate rettangolari. Caso di coordinate cilindriche, V su R, V su R, R, forse per rendere la cosa più semplice possiamo dividere tutto per K, prima di scrivere le altre forme di equazioni in modo che la K non compare più nell'operatore laplaciano. Questo ci permette di semplificare la scrittura dell'operatore stesso in coordinate cilindriche e sferiche. Quindi in coordinate cilindriche 1 su R, T su dr, R di T su dr più termine di generazione diviso K uguale C su K su T su dr. Queste sono le coordinate cilindriche. Infine, coordinate sferiche, 1 su R, 3 su R, R quadro, del P su R, più termine di generazione uguale a C su K, del T su R, e queste sono infine le coordinate sferiche. Quindi questa è la forma che nel caso più semplice, cioè il caso monodimensionale, assume l'equazione in coordinate rettangolari, cilindriche e sferiche. Dividendo tutto per K, il termine K su C al secondo membro assume un significato particolare. Infatti K su C è la diffusività termica, che si misura in metri quadri al secondo ed esprime, dal punto di vista fisico, la velocità di propagazione, diciamo, dell'onda termica, del flusso termico, in seguito a variazioni nel tempo del campo di temperatura. La diffusività termica è un parametro particolarmente importante. Il suo valore dipende non solo dalla conducibilità termica, ma anche dalla densità e dal calore specifico della sostanza in esame. Ed è particolarmente importante perché determina, ci dà un'informazione su quanto velocemente risponde quella sostanza alla variazione nel tempo della temperatura, del campo di temperatura. Un esempio applicativo particolarmente interessante è quello dell'edilizia, cioè se vogliamo un edificio che tenda a trattenere il calore all'interno di esso, per esempio durante l'inverno, questo edificio dovrà essere realizzato in modo da avere le strutture opache che hanno un'elevata diffusività termica. Okay? In questo modo quello che succede è che ci mettiamo più tempo a scaldare l'edificio, però una volta scaldato l'edificio ci mette più tempo a disperdere il calore verso l'esterno. Chiaramente è opportuno avere un edificio con strutture, diciamo così, tra virgolette pesanti, di questo tipo, quando questo edificio è abitato in maniera continuativa. Okay? Se invece, per esempio, parliamo di un edificio che viene abitato saltuariamente, potrebbe essere più opportuno avere
valori di diffusività termica differenti, in modo che quando accendo l'impianto si scalda subito. È vero che si raffredda subito, ma magari io ci sto 2 giorni e poi vado via, quindi si scalda subito e come dire, alla fine risparmio in termini di tempo necessario a portare a temperatura l'edificio stesso. Allora, questa equazione differenziale, come dicevo, va risolta con opportune condizioni al contorno. Quindi, in generale, risolvendo nel caso tridimensionale con coordinate rettangolari l'equazione su un dominio di calcolo che chiamo genericamente omega e indico con de omega la frontiera di questo dominio di calcolo, dove quindi dovrò applicare le condizioni al contorno nello spazio, ho bisogno innanzitutto di una condizione iniziale, la quale dice che il campo di temperatura è una funzione dello spazio per teta uguale a 0 sul dominio di calcolo, ok? Quindi ho una distribuzione nota all'istante 0 sul dominio di calcolo e questa è una condizione a contorno nel tempo, ovvero condizione iniziale. E poi ho bisogno di condizioni al contorno nello spazio. Chiamiamo condizioni al contorno genericamente. E queste, se ricordate bene, possono essere di 3 tipi. Condizioni al contorno del primo tipo. La temperatura è nota, quindi è una funzione di yz e tempo, sulla frontiera del dominio di calcolo per teta maggiore di 0. Questa condizione del primo tipo è anche detta condizione di Dirichlet. Ok? Temperatura nota sul contorno. Condizione del secondo tipo, detta anche condizione di Neumann, la derivata della temperatura sul contorno è una funzione dello spazio e del tempo su, quindi, omega, scusate, sulla frontiera di omega per teta maggiore di 0. Quindi sostanzialmente dal punto di vista fisico la condizione al contorno del secondo tipo si applica quando il flusso è noto al contorno, in questo caso applichiamo la condizione del secondo tipo, ma qualora dt su dn n è la normale uscente, quindi è dt su dn la derivata normale, ok? Qualora dt su dn pari a 0, in questo caso parliamo di condizione del secondo tipo omogenea o condizione di Neumann omogenea, ok? Infine c'è una condizione al contorno del terzo tipo, detta anche condizione al contorno mista o Jobin, la quale descrive lo scambio termico tra la superficie esterna e un ambiente a temperatura nota attraverso un coefficiente di scambio unitario medio H segnato, okay? Per cui questa si scrive meno K del T su dN uguale H segnato per T di X, Y, Z, Theta meno T infinito, che è la temperatura del fluido, no? Contenuto nell'ambiente circostante, questo sempre sul dominio di omega per teta maggiore di 0.
queste sono cose che avete già visto, okay, non ci soffermiamo più di tanto, però se avete dubbi o domande, potete chiedere qualcosa, chiedete pure senza dubbio. A queste tre condizioni al contorno se ne aggiunge un'altra che in realtà è una condizione di continuità, cioè se studio per esempio nel caso monodimensionale il flusso in un dominio composto da due lastre di materiali differenti, quindi lastra 1 e lastra 2, non posso usare l'equazione generale della conduzione sull'intero dominio composto dalle due lastre, perché verrebbe meno una delle ipotesi di base, cioè che la conducibilità è uniforme su tutto il dominio, giusto? Perché nel materiale 1 ho una conducibilità, nel materiale 2 ho un'altra conducibilità. L'intero dominio composto non è nemmeno isotropo, perché se guardo la conducibilità in direzione x, scusate ma qui non ho scritto x, ecco qua, se guardo la conducibilità nella direzione x, a un certo punto passo da un materiale all'altro e la conducibilità avrà una variazione, quindi non è isotropa, diciamo così, no? Allora, l'equazione generale della conduzione non può essere applicata ai due domini insieme, ma va applicata separatamente al dominio 1 e al dominio 2, dove continuano a valere le ipotesi di base, e all'interfaccia tra i due si applica la cosiddetta condizione al contorno del quarto tipo, condizione di continuità, la quale ci dice che meno k del t su dx valutata al dominio, sul dominio 1, cioè siamo all'interfaccia ma sul dominio 1, quindi potremmo anche utilizzare una notazione differente, cioè se L1 è lo spessore della, del primo dominio, L2 del secondo, qui potremmo scrivere L1 meno. Bene. Deve essere uguale, questo è K1 per quello del primo dominio, deve essere uguale a meno K2 del T su dx valutato sul secondo dominio, che è L2 più 1, sostanzialmente, o L1 più 1, vogliamo dire. Comunque all'interfaccia avviene questo, che i flussi, ovviamente, l'energia termica che esce dal dominio 1 entra nel dominio 2 o viceversa, quello che esce dal dominio 2 entra dal dominio 1. Questa è una condizione di continuità, ok? Allora, questo modello matematico che abbiamo ottenuto è un modello matematico che descrive ovviamente problemi generici di conduzione in domini tridimensionali in presenza di termine sorgente e in condizioni transitorie. Ma ovviamente il problema può essere semplificato innanzitutto passando da un dominio tridimensionale a un dominio monodimensionale, se ovviamente è possibile farlo. Quindi ammettendo che sia possibile farlo, possiamo passare al caso monodimensionale, quindi a seconda di coordinate rettangolari, cilindriche o sferiche, l'equazione viene semplificata in questo modo. Ma se trascuriamo il termine di generazione, pur continuando a conservare il termine tempo variante, l'equazione si semplifica nell'equazione di Fourier, cioè derivata seconda di t su dx quadro uguale con su a di t su 2 teta. Ovviamente sto parlando di un problema monodimensionale in coordinate cartesiane, l'avete capito per semplicità. Se invece trascuriamo il termine tempo variante, quindi andiamo verso i problemi in regime stazionario non transitori, abbiamo l'equazione di Poisson quando
conserviamo il termine di generazione in questo modo, e l'equazione di Laplace quando siamo in condizioni stazionarie in assenza di termini di generazione. E quindi qua una cosa che ho fatto velocemente, mi correggo subito: nel caso stazionario la temperatura non è funzione più dello spazio e del tempo, ma solo del dello spazio. Quindi non parliamo più di derivata parziale, ma di derivata totale, perché dipende solo dallo spazio, in particolare solo da x. Ok? Quindi qua va messa la derivata totale del t su dx. La t dipende solo da x. Ok? Qui avremo derivata seconda di t di dx quadra uguale a 0, che è il caso più semplice che possiamo immaginare di risolvere. Ok? Ora, questa equazione è in molti casi facilmente risolvibile anche in forma chiusa, in molti casi. E quindi, ad esempio, io sono in grado di ottenere la soluzione analitica e usare questa soluzione analitica per verificare la soluzione che viene fuori da una soluzione numerica, da una procedura numerica. Perché sono in grado in questi casi di trovare la soluzione analitica, però in casi, diciamo, sicuramente monodimensionali, è molto semplice, e soprattutto quando, come dire, problemi stazionari, è ancora molto semplice. Si può fare un esempio molto velocemente considerando la conduzione stazionaria in un cilindro con generazione. In questo caso il problema è monodimensionale, utilizzando le coordinate ovviamente cilindriche, e l'equazione che descrive il problema è derivata seconda 1 su r d su dr r del t su dr, ovviamente in coordinate cilindriche, più il termine di generazione uguale a 0. E le condizioni al contorno quali sono? Immaginiamo che questo cilindro sia immerso in un fluido a temperatura T infinito e che scambi energia con questo fluido con un coefficiente di scambio unitario medio H segnato. Sicuramente, in corrispondenza del raggio esterno, avremo una condizione al contorno del terzo tipo, giusto? Mentre in corrispondenza dell'asse, poiché l'asse rappresenta anche non solo un asse di simmetria geometrico, ma anche un asse di simmetria delle condizioni al contorno, su quest'asse di simmetria possiamo applicare una condizione di adiabaticità. Ve lo ricordate dal corso di fisica tecnica? Possiamo applicare una condizione di adiabaticità che è una condizione del secondo tipo omogenea. Cioè, in altri termini, le condizioni al contorno sono del t su dr valutato in 0 è uguale a 0, oppure se preferite lo possiamo scrivere così: f uguale a 0 uguale a 0. E questa è la prima condizione al contorno. La seconda condizione al contorno è meno k del t su dr valutata in r uguale al raggio esterno uguale h segnato t di raggio esterno meno infinito, e questa è l'altra condizione al contorno. Questo è il modello matematico. Ok? Equazione di partenza e due condizioni al contorno che mi servono per poterla risolvere. È un'equazione integrabile in maniera diretta, un'equazione differenziale facilmente integrabile. Ve lo dimostro molto velocemente. Allora, questa equazione
equazione possiamo scriverla innanzitutto come d su r d su r più r su k uguale a 0. Se ho moltiplicato chiaramente tutto per r, quindi da una prima integrazione ottengo r del t su r più termine di generazione r quadro su 2k più una prima costante di integrazione, anzi mettiamola direttamente al secondo membro, uguale una prima costante di integrazione. Ok, allora a questo punto che cosa succede? Posso sicuramente eliminare questo quadrato dividendo tutto per r, e questa divisione per r va a finire nella prima costante di integrazione, chiaramente, no? Ok? Ora però, dovendo rispettare la prima condizione al contorno, io so che del t su r in 0 deve valere 0, ok? Quando vado a valutare del t su r in 0, questo è pari a questo primo termine, che è 0, perché qui abbiamo r, e poi abbiamo la c1, giusto? Affinché sia pari a 0 in r uguale a 0, l'unica possibilità è che c1 sia 0, giusto? Ok, quindi sostanzialmente già sappiamo che la prima costante di integrazione è 0, bene? Sì. Mi sono perso un attimo perché c1 è 0. Sì, allora c1 è 0 perché stiamo applicando la prima condizione al contorno, che del t su r in r uguale a 0 deve essere uguale a 0. Allora se vado a valutare del t su r, eccolo qua, in r uguale a 0, questo fa 0 e questo deve essere 0, semplicemente, ok? Allora a questo punto, integrando ancora, ottengo t di r uguale più termine di generazione r quadro su 4k più c2 uguale a 0. E a questo punto non ci rimane che determinare la seconda costante di integrazione. E come la determiniamo? Con la seconda condizione al contorno. Ok? Allora adesso, determinare la seconda costante di integrazione è molto semplice, perché non dobbiamo far altro che sostituire questa relazione in questa relazione per trovare C2 e trovare quindi il profilo di temperatura. Ora lascio a voi questo compito per esercizio, ok? Quindi poi 2 minuti ci mettete, vi fate questi passaggi e trovate il profilo di temperatura, la prossima volta vediamo se avete trovato difficoltà, in modo che vi allenate un attimo nei passaggi con queste equazioni. Va bene? Chiaro? Quindi sulle slide trovate già il profilo, cioè l'espressione del profilo, quindi potete verificare se nei vostri passaggi commettete errori, perché se non ottenete, per dirla in parole povere, questo profilo, questo qua, avete commesso qualche errore. Bene? Fate questi passaggi per il vostro esercizio. Allora a questo punto proseguiamo, ancora non manca moltissimo, quindi cerchiamo di andare un pochino avanti, osservando che sì, nel caso stazionario l'integrazione dell'equazione generale della conduzione è un qualcosa che, soprattutto se siamo in condizioni monodimensionali, è un qualcosa che può essere affrontato anche in forma chiusa, cioè analiticamente si riesce a fare. Anche nel caso di cilindro con termine di generazione, che almeno potrebbe sembrare complicato, in realtà non è così complicato, è qualcosa che si riesce a fare. Ma bisogna tuttavia osservare che in moltissime applicazioni di interesse pratico l'aspetto transitorio non è trascurabile, quindi siamo interessati a studiare problemi che non sono stazionari, seppur possono essere pensati come problemi monodimensionali. Pensate alla parete di un edificio che può essere ragionevolmente
semplificata come monodimensionale, ovviamente nella direzione dello spessore, magari però non possiamo trascurare gli aspetti tempo varianti del problema, ok? Chiaramente, se non possiamo trascurare gli aspetti tempo varianti del problema, ci troviamo di fronte alla difficoltà pratica di risolvere un'equazione differenziale non più ordinaria come quella, ma le derivate parziali, in cui la temperatura dipende dallo spazio e dal tempo in generale, e questo introduce una grande difficoltà. Ok? Ora, immaginiamo di porre la nostra attenzione su una famiglia di problemi rappresentata dallo scambio termico che avviene tra un corpo e un fluido che circonda questo corpo, va bene? Per esempio, immaginate di eseguire un trattamento termico e quindi di prendere un pezzo molto caldo e immergerlo in olio per farlo raffreddare, ok? Nel momento in cui questo pezzo viene immerso nell'olio inizia il transitorio, quindi è un oggetto solido immerso in un fluido e scambia energia con questo fluido e inizia un transitorio che noi vogliamo studiare. In generale, dicevo, mi troverei nella difficoltà di dover risolvere l'equazione generale della conduzione che, se il dominio è complesso dal punto di dominio il pezzo è anche complesso dal punto di vista geometrico, magari deve essere risolta in 3D, ok? Quindi è ancora più complicato. Allora, immaginiamo di avere un corpo che si trova inizialmente alla temperatura T con I, che viene successivamente immerso in un fluido, okay, che si trova alla temperatura T infinito, e c'è uno scambio termico con un coefficiente di scambio medio unità H segnale. Benissimo. Come affronto il problema? Allora, per affrontare questo problema la prima strada è risolvere l'equazione generale della conduzione più condizioni al contorno. Ovviamente per condizioni al contorno intendo condizione iniziale più condizione al limite, va bene? Abbiamo detto tutto. Beh, se seguo questa strada sicuramente non sbaglio, però se magari ho la possibilità di semplificare tutto a un caso monodimensionale, in assenza del termine sorgente, posso sperare di procedere trovando una soluzione analitica, in un caso semplice, facendo una serie di passaggi, posso pensare di seguire la strada della soluzione analitica, ma in generale, se il corpo è geometricamente complesso, non è schematizzabile come monodimensionale, eccetera, eccetera, devo seguire un'altra strada. E questa strada potrebbe essere quella della soluzione numerica del problema, no? Ora, immaginiamo di prendere questo gessetto, questo è un po' piccolo, un po' consumato, allora prendiamo quest'altro, un pochino più grande, proprio questo gessetto. Immaginiamo per qualche strana ragione che questo gessetto l'ho portato a una temperatura molto alta e lo voglio far raffreddare, quindi lo metto in un fluido, non so, tanto stiamo immaginando un fluido qualsiasi per farlo raffreddare, un fluido freddo, e osservo il transitorio di questo gessetto, ok? Allora, se io immaginassi di avere la possibilità, istante per istante, di andare a misurare la temperatura non solo superficiale ma anche in vari punti interni del gessetto, ok? Molto probabilmente, dato che questo materiale secondo voi conduce bene o conduce male il calore? Male. Molto probabilmente a un certo punto troverei la superficie ragionevolmente più fredda, ma il cuore forse
abbastanza più caldo della superficie esterna. Ora, questo effetto diventerebbe più importante, cioè questa differenza di temperatura sarebbe maggiore se il gessetto fosse più massiccio, cioè questa dimensione, se questa dimensione fosse più grande, adesso saranno tipo 7-8 mm più o meno, magari fossero 3 cm, allora troverei una differenza di temperatura ancora più grande tra superficie e cuore del gessetto, capite? Se fosse ancora più grande, ancora peggio. Ma se fosse piccolissimo, come la mina di una matita 0,5, probabilmente questa differenza di temperatura diventerebbe molto piccola e io ingegneristicamente potrei ragionevolmente trascurarla, cioè istante per istante potrei immaginare che o misuro la temperatura sulla superficie o sull'asse della micromina è lo stesso valore di temperatura, quindi istante per istante alla fine è isotermico, giusto? Sicuramente quindi la forma e le dimensioni dell'oggetto determinano, possono essere responsabili di un comportamento transitorio differente, giusto? In un caso c'è una disuniformità della temperatura nello spazio, cioè all'interno dell'oggetto. Nell'altro caso, se l'oggetto è molto piccolo, ha spessori molto, molto piccoli, posso ritenere che alla fine questa variazione di temperatura sia trascurabile e quindi sia isotermo, istante per istante. Ma non solo la dimensione caratteristica dell'oggetto gioca un ruolo anche la conducibilità termica, perché se l'oggetto questo non fosse di gesso ma fosse di rame, il rame conduce benissimo il calore, di conseguenza velocemente tenderebbe ad uniformare la propria temperatura e io non troverei differenze di temperatura significative tra superficie e cuore dell'oggetto, capite? Quindi non è cambiata la forma, ma è cambiato il materiale. E ancora una volta sono passato dalla condizione in cui c'è una disuniformità nel tempo e nello spazio a una condizione in cui invece nello spazio è tutto abbastanza uniforme. E istante per istante è isotermico. Ma c'è un altro parametro ancora che influenza questa cosa, ed è il coefficiente di scambio. Cioè se H è molto 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 grande, che cosa significa? Che scambia, siccome H come si misura? Lo ricordate? Watt su metro quadro Kelvin. Quindi esprime la potenza che viene scambiata per unità di superficie e per unità di delta T, giusto? Tra la superficie esterna e il fluido. Maggiore H, maggiore la potenza scambiata, cioè la potenza che entra e esce da questo corpo. Di conseguenza, se la potenza cresce, quindi H cresce, la potenza scambiata cresce, questo corpo per poter uniformare velocemente la sua temperatura avrà bisogno di una conducibilità elevata. Al contrario, pur prendendo il gessetto, se l'H è molto molto piccolo, ma molto molto piccolo, questo significa da una parte che per raffreddarsi ci mette un'eternità, ma dall'altra che ha il tempo di uniformare istante per istante la sua temperatura, perché scambia piano piano piano. Capite? Allora, tutto questo suggerisce che, in effetti, se io affronto il tutto risolvendo un'equazione differenziale tridimensionale tempo variante con un metodo numerico, non sbaglio, ma probabilmente sto facendo uno sforzo inutile, perché probabilmente questa mi restituisce come risultato una distribuzione di temperatura in funzione dello spazio e del tempo, probabilmente la distribuzione, cioè la temperatura, varia solo in funzione del tempo e non dello spazio, cioè le disuniformità spaziali possono essere trascurate perché è un materiale che ha elevata conducibilità, perché la dimensione caratteristica è piccola, perché H è piccolo, per esempio. E in questo caso è inutile che io risolvo tutto questo modello matematico, perché alla fine mi verrà fuori che alla fine la distribuzione spaziale di temperatura è, come dire, abbastanza uniforme e ho fatto uno sforzo inutile. Allora mi chiedo innanzitutto se il campo di temperatura è funzione del tempo e dello spazio o solo del tempo. Perché se è funzione solo del tempo, posso utilizzare un approccio molto più semplificato
che si chiama metodo delle capacità concentrate, che non è null'altro che un'applicazione del primo principio, conservazione dell'energia, secondo l'approccio macroscopico. Cioè, che vuol dire? Che cos'è l'approccio macroscopico? L'approccio macroscopico è semplice. Misuro la temperatura in un punto del sistema, per esempio la superficie. Se è valido l'approccio macroscopico, tutto il sistema è a quella temperatura e quella misura è rappresentativa di tutto il sistema. Quindi, secondo l'approccio macroscopico, il sistema istante per istante è tutto alla stessa temperatura, capite? Non ci sono disuniformità nello spazio. E questo è l'approccio che avete sempre utilizzato quando avete fatto il bilancio di primo e secondo principio in fisica tecnica. Allora, se la funzione di se la temperatura è funzione solo del tempo, posso utilizzare questa metodologia, che altro non è che l'applicazione del primo principio, semplificando notevolmente la trattazione. Perché scriverò semplicemente che l'energia in ingresso, per i dati tempi, l'energia generata uguale all'energia in uscita più la variazione di energia nel tempo del volume di controllo. Poi vedremo più avanti che questa espressione porta a scrivere un'equazione in cui T è funzione solo del tempo, molto semplice e facilmente risolvibile. Capite? Questo è molto più semplice di questo. E allora, da ingegneri, la prima cosa che ci dobbiamo chiedere, da ingegneri che conoscono il problema, chiaramente, quando ci troviamo di fronte a un problema transitorio, in quale condizione mi trovo? Nella prima o nella seconda? Quando mi trovo nella seconda, tra l'altro, non vi ho detto, lo dico adesso, se utilizzo questo metodo, ovviamente, già che sto utilizzando l'approccio macroscopico, il campo di temperatura dipende solo dal tempo e di conseguenza la forma del corpo non ha alcuna influenza sul risultato, giusto? È un corpo che ha una forma qualsiasi. Ok? Questo approccio è particolarmente importante e forse vi può ritornare in mente un'applicazione che avete già visto nei corsi precedenti, quando nelle misure di temperatura il professor Vigo sicuramente vi avrà parlato della costante di tempo. Lo ricordate? La costante di tempo, che esprimeva la velocità con la quale un sensore, per esempio di temperatura, rispondeva, ovviamente viene fuori da una relazione di questo tipo, come vedremo più avanti nella lezione, non di oggi ma nella prossima lezione, va bene? Adesso però chiaramente la domanda diventa un'altra, cioè noi abbiamo iniziato a studiare il problema transitorio, siamo partiti dall'equazione generale, da tutta quella storia sulla conducibilità per capire che le ipotesi di base, di isotropia, eccetera eccetera sono importanti, siamo arrivati a dire che nella realtà ci interessano dal punto di vista ingegneristico i problemi transitori, ma purtroppo ci siamo imbattuti in un altro problema, cioè capire quando mi trovo in questa situazione e quando mi trovo in quest'altra situazione. Come faccio a capirlo? Allora, ci serve un criterio per stabilirlo. Questo criterio è basato sul numero di Biot, come ricorderete sicuramente. Allora, da dove arriva questo numero di Biot e che significato fisico ha? Allora, visto che stiamo facendo una ricapitolazione, può essere utile ricordare velocemente da dove arriva. Allora, consideriamo il caso di conduzione in regime transitorio monodimensionale, quindi una lastra piana di spessore 2L, fatta così, immersa in un fluido, come al solito, con coefficiente di scambio, come prima, H segnato. La linea tratto il punto che vi ho fatto è una delimita un piano di simmetria geometrico e delle condizioni al contorno.
giusto? Perché ho la stessa condizione al contorno e a destra e a sinistra, visto che questa lastra è immersa nello stesso fluido. Di conseguenza posso studiare solamente metà problema, per esempio la metà di destra, ponendo qui una condizione di adiabaticità, come già avete visto nel corso di sistema. Quindi il modello matematico che devo risolvere qual è? È K derivata seconda di T su dx quadro più il termine di generazione uguale rho c di t su 2 beta più la condizione iniziale che è T di x0 uguale temperatura iniziale ovviamente per x compreso tra 0 ed L, la condizione al contorno di adiabaticità sull'asse che è del t su dx valutata in 0 teta uguale a 0 ovviamente per teta maggiore di 0 e la condizione al contorno del terzo tipo sulla destra meno k del t su dx valutata in L teta è uguale a delta segnato di L meno t infinito per sempre teta maggiore di 0. Questo è il modello matematico che descrive il problema. Un'equazione differenziale, condizione iniziale e due condizioni al contorno. Ok? Ora non risolviamo questo problema matematico, ma vediamo da dove arriva il numero di B, abbiamo detto, e qual è il suo significato fisico. Allora, per ricavare il numero di Biot, poiché il numero di Biot non è altro che un raggruppamento adimensionale, ovviamente quello che si deve fare è adimensionalizzare questa equazione. Ve lo ricorderete? Corso di fisica tecnica, adimensionalizzare questa equazione significa renderla sicuramente più generale. E la soluzione adimensionale che otteniamo è una soluzione valida a quel punto per famiglie di problemi analoghe. Cioè mi spiego, stiamo parlando di flusso sulla di profilo di temperatura in una lastra piana immersa in un fluido. Ovviamente potete immaginare che avremo un profilo di temperatura nel tempo che dipende dallo spessore, che dipende dalla conducibilità, che dipende da H, da T infinito, eccetera. Quindi a seconda del valore di queste grandezze avrò delle soluzioni nel tempo differenti per lo stesso problema, capite? Ma se io dimensionalizzo il tutto ottengo un'unica soluzione che è sempre la stessa e questa soluzione racchiude tutta la famiglia di soluzioni che io potrei ottenere se andassi a variare L, T infinito, H, eccetera. Chiaro? In questo senso, quindi, la soluzione adimensionale è una soluzione valida per una famiglia di problemi analoghi, non solo per il singolo problema. Riduce il numero di variabili indipendenti e semplifica di molto la trattazione. Come si adimensionalizza un problema? Se ricordate bene, stamattina i casi benchmark che vi ho fatto vedere erano tutti adimensionali, no? Appunto per semplificare il problema ed evitare che magari quando si fa la simulazione per validare i risultati insorgono incertezze dovute al valore di rho, il valore della capacità termica, il valore della, non so, di tutti gli altri parametri dimensionali o fisici del problema. Una volta dimensionalizzato, tutte queste grandezze non hanno più influenza sulla soluzione. Cioè, come si ottiene la dimensionalizzazione? Allora si ottiene dividendo in una delle variabili per una grandezza di riferimento dimensionalmente omogenea, cioè la x la divido per una lunghezza di riferimento ottenendo la x star che è la x adimensionale, quindi x star è uguale a x su x0. X0 è assolutamente arbitrario, ok? Allo stesso modo teta star sarà pari a teta su teta 0, tempo adimensionalizzato. La temperatura dimensionalizzata invece è pari a T meno T infinito diviso una differenza di temperatura di riferimento delta T0. Ora,
definite le grandezze adimensionali, non faccio tutti i passaggi perché altrimenti ci mettiamo un sacco di tempo, vi faccio solo vedere velocemente, posso riscrivere per esempio la derivata della temperatura rispetto a x come dt star su dx star per dx star su dx dt su dt star. Ora, dx star su dx è uguale a 1 su x0, mentre t è uguale a t star delta t0 più t infinito, lo vedete da qua, t uguale a t star per delta t0 più t infinito, quindi dt su dt star è delta t0, questo è delta t0, quindi il tutto è pari a delta t0 su x0 per dt star su dx star. Ok? Allo stesso modo dt su dt uguale a delta t0 su delta 0 dt star su delta star. Infine la derivata seconda di t di 3x quadro, ricavatelo da soli a casa per esercizio, uguale a delta t0 su x0 quadro, che c'è una derivata seconda rispetto a x, dt star su derivata seconda. Ok? Ora non facciamo altro che sostituire queste espressioni qui dentro per ottenere K delta T0 x0 quadro derivata seconda del T star del X star più il termine di generazione è uguale a rho C delta T0 su delta 0 del T star su delta T star. Questa equazione però non è ancora adimensionale. Cosa vuol dire che l'equazione è adimensionale? Vuol dire che tutti i termini dell'equazione non hanno dimensione sostanzialmente, no? Qui la dimensione, cioè che quello che è adimensionale è la derivata, per esempio il dt star su dx star, l'unità di misura di quella derivata, cioè, è adimensionale, capite? Ma l'unità di misura dell'intero termine è ancora contenuta in K per delta T0, che è una differenza di temperatura, diviso X0, che è una lunghezza. Capite? Quindi l'unità di misura è nel coefficiente. Ma dividendo tutto per il coefficiente della derivata seconda di T su dx star, a quel punto tutti i termini dell'equazione diventano dimensionali. Cioè, in altri termini, dt star su dx star derivata seconda è adimensionale e quindi tutti gli altri termini saranno dimensionalmente omogenei. Ok? Allora, non abbiamo il tempo di andare avanti, quindi per oggi ci fermiamo qui, riprenderemo la prossima volta. Ovviamente quello che bisogna fare a questo punto è adimensionalizzare le condizioni ai limiti, condizione iniziale e condizione al contorno, e quindi scegliere opportunamente le grandezze di riferimento x0, θ0 e delta t0
in modo da arrivare alla forma finale del problema dimensionalizzato e ricavare i raggruppamenti adimensionali che ci servono appunto a rispondere alla domanda di prima. Okay?